Allora, consegniamo il Tutta Velina Award 2021-22 a Mamadou Kanouté, è risultato il calciatore più votato nel corso del campionato. In pratica ad ogni giornata di campionato chiedevamo ai tifosi di votare il migliore della partita, quasi in tutte le partite, un plebiscito. Kanouté è risultato sempre il migliore o comunque sul podio, tanto più che a fine campionato, quando poi si fa la somma di tutti i voti, è risultato di gran lunga il migliore, ha superato di addirittura 50 punti in classifica, cosa che non era mai successa. Quindi un grande successo, una stagione ottima da punto di vista personale. Ti concediamo questo premio a nome di tutti i tifosi e ti chiediamo appunto anche un commento appunto di questo amore che i tifosi hanno dimostrato non solo con questo premio ma anche abbiamo visto qui in ritiro a Mercogliano. Buonasera a tutti, per me è un grande onore avere questo premio. Ringrazio tutti quanti che mi hanno, insomma, che mi hanno votato per arrivare a questo premio. Ripeto, la promessa mia è sempre di impegnarmi sempre al massimo in mezzo al campo. Speriamo bene quest'anno di toglierci grandi soddisfazioni a livello personale e anche a livello di squadra. Speriamo bene. Sono molto, molto onorato di aver ricevuto questo premio. Grazie di cuore a tutti. Personalmente tu come stai? Come ti senti dopo l'infortunio? No, adesso sto meglio. Era un infortunio che portavo dietro da tanto tempo e mo, diciamo, siamo alle battute finali, insomma, cioè l'ho quasi superato. Speriamo bene di stare al 100%, no al 100% magari, di stare prima possibile per l'inizio del campionato. L'ultima quest'anno i tifosi, avrei sentito, vogliono la Serie B più degli altri anni. Come vedi la squadra? Secondo te può essere l'anno giusto questo? Sì, secondo me può essere l'anno giusto, comunque la squadra la stanno facendo, vediamo a fine mercato in che squadra viene fuori. Già sono fiducioso perché comunque il mister è bravo e che comunque hanno fatto dei buoni acquisti. Ancora il mercato non è ancora finito, siamo a vedere cosa succede, insomma, questo. Grazie. Ciao, arrivederci. Grazie mille.